No, Tonino Raffa, ci hai preso gusto a concludere le tue stagioni qui allo stadio Tardini di Parma, uno stadio che durante la radiocronaca hai anche ricordato a chi è dedicato. Sì, è dedicato ad Ennio Tardini, che fu un grande personaggio sportivo della Parma post-risorgimentale. Fu avvocato, sindacalista, ma soprattutto un grande uomo di sport, molto impegnato nel settore degli impianti sportivi, e tanto che la città decise di dedicargli questo stadio. La sua sfortuna fu che quando lo stadio venne inaugurato lui da alcuni mesi non c'era più, era anche molto giovane. Corsi e ricorsi storici, io ho concluso la carriera da inviato ufficiale, da inviato della RAI a Parma lo scorso anno con la Juventus, 1-0 gol di Giovinco, continuo da collaboratore con tutto il calcio minuto per minuto, e guarda caso chiude il campionato a Parma con un altro 1-0 della formazione di Donatoni nei confronti del Bologna al termine di un derby abbastanza combattuto, che però secondo me il Parma ha meritato di vincere, se non altro sul piano offensivo la sua produzione ha espresso qualche cosa di più. Mi resta nel cuore e negli occhi l'immagine di Rivaio, applauso a scena aperta da parte di tutto lo stadio e soprattutto di tutti i tifosi, anche di quelli di parte parmigiana, perché lo hanno applaudito convinti. È stato un grande attaccante del Parma, è stato un grande attaccante anche nel Bologna, nella Lazio e nelle altre squadre nelle quali ha giocato. Lascia il campionato italiano come tanti grandi protagonisti in questa giornata, meritati direi gli applausi anche per lui e meritati gli applausi per il Parma, che balza a quota 56 in classifica, tocca probabilmente il record dell'era Girardi come totale, come punteggio totale, ma soprattutto è stato protagonista di un finale di campionato che forse nessuno di noi avrebbe immaginato. Tanta è stata la brillantezza, la condivisione, la compattezza della squadra che è riuscita a trovare, e secondo me questi 7 successi consecutivi non sono sicuramente frutto del caso. E tra le altre cose fu Tonino, che sei un amico del Parma, avendolo seguito anche ai tempi d'oro durante quella che noi definiamo dominazione Calisto. Sì. Neppure in quel periodo, quando insomma le risorse per la squadra erano decisamente superiori rispetto alle attuali, neppure allora, dicevo, il Parma era riuscito a collezionare un record di questo tipo. Adesso come sarà il futuro? Perché il futuro diventa sempre più difficile riuscirsi a ripetere. Sì, ma sai, futuro nessuno di noi lo può, è sempre nel grembo di Giove, nessuno di noi lo può ipotizzare, non siamo maghi, non abbiamo la sfera di cristallo, noi ci possiamo augurare soltanto un futuro di soddisfazioni all'insegna delle emozioni, del bel gioco e direi anche dell'entusiasmo che probabilmente anche il calcio di provincia riesce in questi momenti a esprimere attorno a queste realtà che hanno lottato nel corso della stagione, direi a testa alta e anche con ottimi risultati. Farei un plauso anche a Bologna, che certo, tra le provinciali è una delle squadre che si è espressa meglio, e direi che il derby è stata la bella conclusione di questa stagione che vede il Parma davanti a Bologna di alcune lunghezze. Perfetto, grazie dunque a Tonino Raffa e alla prossima stagione, mi raccomando, ti attendiamo sempre qui in cabina al Tardini, che è un po' la tua cabina, come abbiamo ricordato l'anno scorso con la presentazione di Clamoroso Alcibali. Infatti, saluti per tutti e in bocca al lupo.